Allora, intanto come sta Luca Palmiero? Oh, sto bene, diciamo, mi sento meglio rispetto ovviamente a quando sono arrivato. Sto lavorando, diciamo, duramente giorno dopo giorno e mi sento sicuramente meglio. Palmiero, che ricordiamo noi, è un Palmiero che ancora deve arrivare a quella condizione. Quanto ti manca? Quanto mi manca è una domanda da milioni di dollari. Chiaramente, so che non sono ancora al mio livello e sto lavorando, come ti ho detto, giorno quotidianamente per arrivarci. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Craia poco fa. Craia ha vinto un campionato con il Palermo, era la Serie D, ma la piazza di Palermo è equivalente a una C ovunque. Tu la C l'hai vinta con il Cosenza a Pescara. Insomma, ci sono similitudini tra quel gruppo e questo? Ma questo è un gruppo chiaramente più giovane, però di assoluto valore. Siamo una squadra forte e dobbiamo pensare partita dopo partita e tirare, diciamo, le somme più avanti. Ora non è il caso di guardare la classifica, ci fa piacere chiaramente essere lì, vogliamo rimanerci. E niente, pensiamo partita dopo partita e le giochiamo tutte per vincere. L'ultima sulla Turris, una squadra che, ne parlavo anche di questo con Erdis, concede tantissimo, è la peggior difesa del campionato e la peggior difesa casalinga del campionato. Ma beh, i numeri alla fine sono fini a se stessi, nel senso che ogni partita va giocata, va affrontata nella maniera giusta e chiaramente le partite partono da 0-0, non è che partono da 0-2-0-3, magari fosse così. Andiamo lì per vincere la partita, ma sappiamo che ci aspetta una partita dura, un'ottima squadra e hanno cambiato allenatore, quindi sappiamo che non sarà per niente facile.